Siamo arrivati alla terza edizione di Flussi Diversi, una manifestazione che attraverso la poesia vuole valorizzare un intero territorio, vuole valorizzare il rapporto che esiste tra popoli diversi, i popoli dell'area di Alpe Adria, i quali nella bellezza poetica di Caole, degli scogli di Caole, della spiaggia, dell'acqua, della città antica, in questa poesia inseriscono la loro poesia, che è poesia fatta di parole, ma che è poesia fatta anche di immagini. Pensiamo alla mostra di Aigner, che è fatta anche di suoni, le musiche che accompagneranno queste tre giornate di immersione totale della città nella poesia. E direi che Flussi Diversi, con la poetessa Patrizia Valduga, quest'anno vuole veramente rappresentare un omaggio vero allo spirito lirico che lega tutti i popoli. Amore, dove sei? Sto così male. Quest'alba che non viene è un tuo segnale. Del cuore non so più il chi e il quale, e del resto infinito abituale. Amore senza amore, criminale, saluta pure tu l'alba immortale. Io non posso farti bene del male, così, senza il magnetismo visuale, così, da questa dimora infernale, dove il malato è detto terminale, la loro lingua sempre più triviale. Amore, dove sei? Dicevo. Era il male d'amore, il più banale. A me il male si getta con le pale, mi seppellisce, dicevo, animale. Adesso basta con le rime inale. Incurante di me, lassù risale. Ancora, basta, ho detto, la mia aurora. La bella aurora riposata, uguale. Non stavo mica tanto male allora, ma a forza di ripeterlo, si sa, si finisce col crederlo ed è fatta. È il principio della pubblicità, perché non è la vera infermità, perché malizia e arroganza matta. Pietà, pietà, che sete di pietà in un povero corpo che si sfà. Allora, quando studiavo a Venezia, Venezia, oh, ti rivedo, mia città prediletta, funereo, fresco, fiore, in estasi di sole che si screzia sulle mie beatitudini d'amore. Quella era l'epoca del mio splendore. Vivevo giorni vividi e sereni. Vivevo notti di 300 ore. Tutto l'azzurro e tutto l'oro. Azzurro da un'altra vita, della vita. Vieni, vieni a fare il mio cuore. Tutto azzurro, oh, tutto azzurro, tutto pieno d'oro, azzurro e oro, e tutto trascolora. Anima mia, mia luce, mio tesoro, se non mi amavi allora, amami ora, tra azzurro e oro, al sangue dell'aurora, col sangue, oh, più insanguinati ancora. Fammi annegare, amore, nel tuo amore, d'azzurro e oro, e ora trascolora. Io vivo
quando muoio per amore. Io sono in grande imbarazzo, ho la sensazione che mi diate un po' troppa importanza. Il primo è stato Zanzotto, il secondo Aigner, che io non conosco, ma ho sentito come parla, con quale essenzialità e precisione, e da questa piccola prova che in una lingua non sua, di amore per la lingua, non posso farmi che un'idea molto alta. E quindi mi sento più bassa, molto più bassa rispetto all'altitudine di Zanzotto e a quella di Aigner. I am very happy to be here at the third edition of Lucidi Versi. I've been here at the first one in 2008, and so Lucidi Versi already became almost very traditional for us. For the Upside Adriatic working community, Lucidi Versi is the cultural highlight in the Upside Adriatic working year. And as the Italian word diversi states, doesn't only mean versed, it means also diversity. And cultural diversity, being different, but also the same in a way, is what makes the Ups Adriatic working community such an interesting place in Europe. Because our working community is now 32 years old. It was founded in 1978 in Venezia. And so it is being back here in the region of Veneto is also very historical for me in a way. And cultural diversity means to celebrate the different cultures of our 11 members. Our members come from Upper Austria in the north to Croatia in the south, from Lombardia in the west to the Hungarian county of Baranja in the east. So cultural diversity is what makes the Alps Adriatic area unique in Europe. And I think this uniqueness is also a major strength for our area and makes us competitive and interesting. And so I hope we all have a wonderful cultural weekend here in Kavale. And I think that Lucidi Versi number 3 will be just an excellent event. Thank you very much. Tra le pieghe di queste mutande d'elastico ci scorgerai il crepuscolo che respira un umido terriccio e scruterai le foreste notturne. Tutt'al finis e non o podarin, che dassi il mandi che clamin distin, altre parole, altre preghiere, a volte non dè. Il greggime dei desideri, da vuote e greppi e sorti, a mercanti di profumi. Idén se lesz termés, beteg a megy, rozsdásodik a körte ága. Nel calice delle ferite.
strappavano la legge affamati, schiudendo come fratelli il midollo della memoria. Il grido della pietra, l'assenza della luce, e alle labbra anche saremo sorrisi, le parole e preghiere per chi ci ha dovuto lasciare. I pescatori di rose si svegliano presto la mattina, che ancora la luce deve venire, ma loro sì, ci vedono bene. Si ritrovano in posti come questo, dove avrebbero potuto vivere o dove forse non sono mai stati. Letici in papire manaburi, i jalosti o siaco, ieri e vuca, uginula, utarisci, glavizzamo telegraf, scuncizzo. Barba amico, io sono solo un tizza, ore di copza. Come una luce che è stata ed è solo nel buio, per sempre tua. Da embrione ascoltavo il battito del tuo cuore nella notte mistica dei sogni senza fine. Fei dovera soa, paurosi fa de manno giusti, tu di quei che dove la soa, i va strat come can foresti. Zachrani jediná skutočne vlastná myšlienka. Na prázdny stred domu, siahajúci za okraj nekonečnej izby. Giunse attraverso uno schianto d'acqua e vuoto a un'isola impressa dallo zoccolo di un dio. Bitte nicht berühren, bitte. So stelle ich mir das vor. Sehen und nicht gesehen werden. I poeti ci spiegano che dietro ogni parola c'è un abisso e noi che conosciamo marginalmente la poesia le usiamo in modo inconsapevole. La stessa cosa succede con i suoni. Dietro ogni suono c'è un abisso, ma sappiamo veramente coglierlo. In queste serate in cui vi è il connubio di poesia e musica, ogni cosa, ogni suono, ogni parola risuona in modo nuovo, in modo diverso, in modo più profondo. La fisarmonica oggi calca soprattutto in ambienti di nicchia, gli ambienti della musica contemporanea e i palcoscenici più importanti del mondo. La fisarmonica da concerto, anche se si sente raramente, vorrebbe esprimere, diciamo, la quintessenza del suono della fisarmonica. Gli artigiani hanno lavorato in maniera molto molto dettagliata sulle voci, sul colore del suono, sulla raffinatezza del timbro, sulla sensibilità dei pianissimi, per esempio. Le fisarmoniche da concerto posseggono certe sonorità al limite dell'udibile che nessun altro strumento come il bandoneon oppure l'organetto che sentite nelle sagre paesane può avere. Intanto Mario, volevo ringraziare la Regione del Veneto, la comunità Alpe Adria e il comune di Caorle perché hanno ospitato
questa mostra di Heiner che è assolutamente inedita in Italia. Questa è la prima volta che possiamo vedere le sue polcords, ovvero delle Polaroid su cui sono stati è intervenuto anche con del collage e come potete ben vedere sono strane apparizioni, sono strani elementi che contraddicono un'immagine che sullo sfondo è assolutamente normale. Nessuno lo prese più in giro. Anche Beh, chiamata Lupo, tornò giù nel prato, si avvicinò all'ariete che gli piaceva tanto. Scusa, ti devo dire una cosa. Ma tu mi vuoi mangiare? No, adesso, invece di scappare, ti fermi qui, non provare a scappare. No, però tu non mi mangiare. Ti fermi qui e mi guardi dritta negli occhi e mi dici che cosa vedi. Una pecora? Vedo una pecora. E anche è molto carina. La comunità dei poeti di Alpe Adia si è ritrovata anche quest'anno in Caorle per flussi diversi. È una comunità che ha un suo nucleo forte molto centrale e che è fatto non soltanto di episodicità, perché flussi diversi avviene una volta all'anno, ma di comunicazioni costanti durante i mesi che precedono la manifestazione e i mesi successivi, tant'è vero che questi amici si danno appuntamento a settembre in Trieste per fare un primo punto, diciamo, sul presente e quindi una valutazione più articolata di questa manifestazione e per indicare degli obiettivi per il futuro. La cosa importante è che è una comunità viva, cioè una comunità che intreccia rapporti anche di profonda amicizia e quindi è una comunità non semplicemente virtuale che vive attraverso collegamenti via internet, attraverso i media che caratterizzano, diciamo, il mondo della comunicazione contemporanea. La sento, la mia vita, me la imparo. Fino al fegato adesso, fino al fiele. Oh, nero, un tempo enorme, senza chiaro.
fedele della notte più infedele. Amore mio, vorrei annegare nell'acqua chiara dei tuoi occhi chiari, finire finalmente di aspettare un giorno dei miei cari giorni chiari. Ma l'estasi, ma l'io senza più io, da quanti anni ormai io chiedo ai cieli un cuore perpendicolare al mio, e mi arrivano tutti paralleli. Io mi arrendo, congedo i miei soldati, la mia legione di sogni e di versi. Combattete per altri, disarmati, vincete in verità i miei sogni in versi. La poesia è educare al bello, ma in realtà la poesia è anche espressione di libertà. E libertà intesa come soddisfazione del desiderio, compimento di se stessi. Perché io ho associato Carole e la libertà? L'ho associata perché se io parto dal poeta che è libero di per sé, che tenta di raccontare una propria esperienza in maniera libera, lo associo alle vacanze di Carole, che generalmente sono il tempo della libertà. Cioè le vacanze sono il luogo dove qualcuno si stacca dal mondo e comincia a raccontare e comincia a vivere quello che in realtà ha sempre desiderato di fare. Oh marea d'amore sul ramo di mare del cuore. Come si produce cultura? Producendo ricerca. Qui delle persone hanno cercato di individuare i poeti significativi e l'hanno fatto con grande competenza, se devo giudicare chi mi ha preceduto. E li hanno riuniti e ci hanno fatto stare insieme. Per me è stato sono stati 3 giorni veramente belli. Mi sento molto meno morta del solito da quando sono qui. Quindi grazie. No, non ho finito. Stavo pensando cos'altro dirvi. La poesia deve preservare la storia dell'uomo. Vivi e morti, la comunione dei vivi e dei morti, la storia della propria lingua. La poesia deve guardare anche al passato, secondo me. E la lingua è la testimonianza del passato. Io conosco e ho amato tantissimo anche tutti i lirici del Cinquecento, gli antipetrarchisti. Prima di Ruzzante, che è sempre dell'area veneta, c'è un altro notaio di Belluno che si chiama Bartolomeo Cavassico e che faceva parlare i contadini bellunesi che venivano depredati da quelli che venivano giù dal nord a Belluno, e diceva i nearobai farsore, che sono le pentole per friggere, i adescolzai tosat quei cadurin. E cadurin voleva dire ladro e assassino. Io adesso ti dico se sei d'accordo su una definizione. Non sono mai d'accordo con definizioni. Una definizione di opera d'arte, sull'opera d'arte, che ha dato uno scultore che si chiama Fausto Melotti, che era anche poeta, ha scritto pochissime poesie, che ho conosciuto, e che era anche lo zio di Pollini, il pianista. Lui dice, nell'opera d'arte, e quindi anche nella poesia, la materia, e quindi le parole, è dominata da un padrone paziente e prepotente. Non è la cosa più sensuale del mondo. No, con definizioni ho i miei problemi. Se parliamo di poesia, ma cos'è poesia, no? Non è dominare il linguaggio, piegarlo a una regola, a un ritmo che non ha naturalmente. Io non do definizioni. E cosa dai? No, perché abbiamo... No, vabbè, sono esseri viventi le poesie, basta. No, non sono esseri viventi. Sono esseri viventi.
e hanno una pelle, e queste sono le parole. E... Ma non gli esseri viventi siamo noi, che nasciamo e moriamo. Alles was ist endet, dice Erda, la dea della natura, la terra, primigenia. Tutto quello che esiste ha una fine. Invece l'arte no, non muore mai. Un giorno un critico, una donna molto intelligente mi ha detto: i testi di Raboni sono cresciuti in questi anni. Io ho detto no, sono sempre gli stessi. Sei tu che sei diventata più grande e adesso li capisci. Noi moriamo, i versi no. Io sono sempre stata come sono, anche quando non ero come sono, e non saprà nessuno come sono, perché non sono solo come sono.